Mi hanno sgamato di nuovo. Comunque, nel video di oggi l'obiettivo sarà rispondere ad alcune domande. Soprattutto vi ringrazio per aver risposto in tempi umani, perché di solito ci sarebbe voluto molto più tempo. Comunque, ho le domande qui pronte, un po' su Discord, un po' da altre parti, ma dovrei averle pronte. Prima di tutte, quella che mi fanno in ogni cavolo di video. Plug, quale può essere questa domanda? La resource pack. Ok, va bene. Finora ho sempre risposto in modo abbastanza approssimativo, dicendo la rilascerò come regalo di uno speciale. Bene, adesso basta. Però le cose come stanno? Quando voi vedrete la sezione community sul mio canale, significa che sta per uscire la resource pack ed il primo post della community sarà un annuncio per il video della resource pack. Ok? Va bene? Aspettatevi la community. La seconda domanda è: ci dirai mai il tuo vero nome? Allora, a parte che sta cosa è diventata una meme, perché è diventata una meme palesemente, per il momento almeno non lo dirò mai, nemmeno se lo azzeccate. Però raga, pensateci un attimo. Ah, è facile, che cavolo, non è che devo dare per forza la pappa servita per capire certe cose, dai. La prossima domanda è inerente ad una UHC. Che cos'è una UHC? È Ultra Hardcore Mod, dovrebbe essere. Penso che sapete tutti che cos'è una UHC. È praticamente quando tutti hanno i cuori che possono recuperare solamente con le mele d'oro e devi arrivare per ultimo. È una specie di Hunger Game più in grande. Se seguite gente come Remblaze, Tearless Raptor, dovreste sapere che cos'è una UHC. Prima è una UHC? Allora, sapete come la penso sulle collaborazioni? Perché la UHC non è che la puoi fare su un server a caso. Se la fai per bene. Quindi non lo so. Allora, la mia risposta sarebbe sì, perché ho un'idea in mente. Praticamente ci mettiamo d'accordo tanti youtuberini piccoli. Matteo, muori. Matteo, muori. Ok. Grazie per non aver finito di bardare il letto, ci ha permesso veramente troppo tempo. Quindi magari ci mettiamo d'accordo con canali decentemente grandi, circa quanto è me ovviamente. Ci mettiamo tutti d'accordo. Nella descrizione si lasciano i canali a cui iscriversi, dove si possono guardare le altre visuali. E basta, poi uno si gioca la propria UHC senza chiamata e né nulla. Sì, uno, possiamo dire fra virgolette, a posto. Si potrebbe fare una cosa del genere. Adesso non scrivetemi se avete due iscritti, raga, sto parlando di canali attivi e con un minimo di seguito, senza offesa per nessuno. Ma capite bene che, dico, da quasi un anno io non posso fare video con gente che riapre i canali dopo mesi. Quindi, sì. Ah, c'è la base del verde, Gabri, tiè. Un'altra domanda che mi hanno scritto è: che fine ha fatto Outlast? La serie di Outlast, parliamoci chiaro, per chi mi conosce decentemente sa che mi piacciono i giochi horror, cosa è risaputa, va bene, lo avrò detto 700 volte. Il problema qual è? La serie di Outlast, a parte che l'ho fatta molti mesi fa quando ancora ero ancora più piccolo e non avevo tutto il pubblico che ho adesso, so che sia tanto, però ne avevo nettamente di meno. Qual è il problema? Che ormai serie come Outlast, serie numerate di videogiochi come in questo modo, non vanno più, soprattutto se sono giochi molto vecchi come Outlast, che non è che è uscito quest'anno e uno dice mi devo guardare il nuovo videogioco. Outlast è abbastanza vecchio. Quindi, allora, per quanto mi riguarda, mi dà molto fastidio che non sia stata completata i video di Outlast, quindi la serie completa, mi dà molto fastidio, però non ci posso fare assolutamente nulla. L'unica cosa che posso dirvi è che mi hanno chiesto in un precedente video, farei mai delle live? La risposta è sì, è una delle cose che farò in live, in cui non è che è come un video che deve fare visual, sti cavoli, in live c'è la gente, punto e basta. Magari possiamo portare tutti questi giochi, Amnesia, Outlast, Outlast 2, Penumbra, tutti giochi veramente horror bellissimi. Vi farò fare una bella cultura su questa categoria di giochi. Certo, poi la partita Fortnite o Minecraft ci scappa, state tranquilli di questo. Vieni qui. Ok, bene, mela d'oro, come se non l'avessi visto lì. Mori. Grazie mille. Ah, nemmeno la TNT mi dà. Bene. Forse solo per questa volta finisco Outlast sul canale. Ma per il resto tutti i giochi horror li porterò in live tranquillamente. E ci faremo delle belle live, che cavolo. Non vedo l'ora. Devo aspettare uno di crescere ancora un po', due di organizzarmi per bene. Quanto sei plug da 1 a plugitro? Zero, perché tutti sbagliate il mio nome. C'è chi mi chiama plug e vabbè, non sa l'inglese, che cosa gli vuoi dire? Com'è la PS4? Plug and play. Cazzala e gioca. Ci sono quelli che non lo sanno scrivere. Plugiltro, Plugitrox, Plugirtro. Lo scrivete in tutti i modi. C'è ormai chi lo scrive male apposta per le mele. Sera lei gioca con noi? No, sto registrando sto video. Ah, vabbè, sì, comunque c'è da dire una cosa. Se volete, qui sotto in descrizione c'è il server Discord dove ogni tanto gioco con le persone, chiacchiero, mi fate domande, mi do le risposte, vi arrivano le notifiche per i video e tanta bella robina. Quindi grazie mille per lo spam, carissimo. Poi allora, animale preferito? Magari la risposta c'è anche, ma non pensandoci, ma chi è che si fa la domanda il mio animale preferito? Non è che non sia una cosa scontata, come dire cane o gatto, non se la fa nessuno sta domanda. Comunque, pensandoci un attimo, ti direi canguro, perché mi piace veramente tanto il canguro, non lo so. E siamo rimasti io e Andrea pazzo. Salve Andrea pazzo. Salti in aria un po'. Che cosa fa?
Ma è appena morto, da solo. Beh, dai, vinciamo questa partita, dai. Va bene. Comunque sì, canguro. E basta, spero di aver risposto alla maggior parte delle vostre domande, o almeno per il periodo. E vi prego, questo video, se qualcuno vi chiederà Plug, ma la resource perché la rilasci, condividi sto coso, va bene? O io condividi questo, o io lo spieghi tu. Adesso sapete la risposta. Outro.